una giornata di lavori intensi dedicata alla qualità agroalimentare e l'Italia, almeno per quanto riguarda i consorzi, fa di questo argomento un vero e proprio fiore all'occhiello. Allora, un commento intanto sulla conferenza e la presentazione che si è appena conclusa. Ogni anno c'è sempre delle novità, sempre dell'interesse e soprattutto ci sono dei numeri positivi da quello che abbiamo visto, e quindi questo non solo ci conforta ma ci spinge ad andare sempre più avanti nella direzione intrapresa. Ho sentito anche un approccio di carattere di interesse maggiore del consumatore nei confronti delle DOP e le IGP, e questo chiaramente è uno degli elementi che ci aiuta a spingere in quella direzione, perché è lì che noi abbiamo margini di crescita e di manovra e di interesse. Esatto, proprio margini di manovra, margini di crescita. Guardiamo un attimo al futuro e quindi, visti i tavoli di conferenza che produrranno degli atti in agenda del Ministero, parliamo del futuro dei consorzi in Italia e poi anche con un aspetto che riguarda l'estero. I consorzi sono un elemento fondamentale per la crescita e soprattutto per la notorietà di una denominazione. Nemmeno a farla apposta, se si va a fare una verifica, esistono tante denominazioni, ma lì dove hanno un consorzio di tutela che le sostiene, fa i monitoraggi, fa la tutela, fa la vigilanza, fa la promozione, queste denominazioni hanno un grande successo. Quindi la funzione consortile è una funzione assolutamente strategica per lo sviluppo di quella denominazione, ma anche per l'aggregazione, perché dietro una denominazione ci sono veramente tante cose, non c'è soltanto la produzione di quel bene, di quel prodotto, ma c'è un territorio, c'è un tessuto socio-economico che lavora e quindi diciamo ha una importanza strategica di insediamento e quindi di tenuta di quel territorio. Esattamente, siamo pienamente d'accordo, e chiudiamo dando diciamo uno sguardo a quello che è l'interesse del consorzio nel tenere informato il consumatore. Allora, informare il consumatore oggi è un dovere, ma è anche un diritto del consumatore essere informato. Allora, che consumatore abbiamo dal suo punto di vista oggi noi in Italia? È abbastanza informato, e quanto lavoro fanno i consorzi per tenerlo aggiornato? C'è bisogno di fare un gran lavoro, perché oggi come oggi il consumatore sì, cresce sempre di più la cognizione di cos'è un prodotto a denominazione, ma ancora siamo a dei livelli molto bassi, abbiamo bisogno di far crescere, quindi fare formazione, fare educazione nei confronti del consumatore per fargli capire che cosa c'è dietro questi prodotti, perché il consumatore deve potersi fidare, perché il consumatore deve poter pensare anche di pagare di più questi prodotti, perché elementi come garanzia dell'origine, il controllo da parte di un ente terzo, quindi non dai diretti interessati, ma da un ente terzo accreditato che verifica che le regole di quel prodotto vengano rispettate, e poi la qualità indiscussa di questi prodotti sono degli elementi che sono la forza trainante che devono spingere un consumatore a scegliere i nostri prodotti. In questo senso anche le campagne ministeriali che abbiamo visto nella GDO ci aiutano, perché il consumatore si fa le domande, quindi comincia a capire che cosa c'è dietro questi acronimi, queste sigle, e noi siamo lì a fare il nostro lavoro per spiegargli veramente che cosa c'è, che cosa rappresentano e che cosa significano. Grazie. Prego. Perfetto. Buon lavoro.